Non si ferma la protesta degli studenti dopo il blitz di ieri al Senato, oggi presidio a Montecitorio, caos a Milano, scontri a Firenze, fumogeni e petardi a Palermo. Il ministro Gelmini, spero prevalga il senso di responsabilità. Mamma Cosima con Sabrina vicino al pozzo dell'orrore, la conferma dai tabulati telefonici, le indagini non si fermano. La neve arriva al sud, Vesuvio, monti abruzzesi imbiancati, temperatura impicchiata anche sotto lo zero ovunque e da domani prepariamoci alla nevicata anche in pianura, sarà un weekend da brividi. Ricordate la sottoveste trasparente che fece innamorare il principe William? Costava 30 sterline, ora all'asta ne vale 100.000. È l'effetto Kate, ruba anche il vestito blu del fidanzamento e adesso tutte la imitano, persino nel taglio di capelli. A Bologna gli studenti cercano di raggiungere i binari, poi un'altra carica. Anche a Firenze la tensione sale. Sei studenti e un poliziotto rimangono feriti. Gli studenti continuano a manifestare, ma è la guerriglia parlamentare sulla riforma dell'università a mettere più in apprensione la maggioranza, che alla Camera va ancora sotto, 281-262, su un emendamento di Futuro e Libertà, votato dall'opposizione. A Montecitorio, insomma, lo stilicidio per il centrodestra continua e alla nuova battuta d'arresto questa volta partecipano involontariamente anche i ministri Gelmini e Alfano, che, distratti, votano con l'opposizione. La Gelmini è furibonda, chiede al PDL di fare quadrato sulla legge sull'università. Se sarà stravolta, dice, la ritirerò. Il voto finale della Camera sulla legge slitta a martedì, tempo anche per tentare un'intesa della maggioranza su alcuni emendamenti con UDC e Futuro e Libertà. L'opposizione attacca. La Gelmini ritiri il testo e poi ne discutiamo, dice Bersani, che replica sarcastico al ministro che l'aveva definito studente ripetente. Io metterò su internet tutti i miei voti all'università, faccia lo stesso la Gelmini, compreso il giro turistico a Reggio Calabria, dice il segretario del PD, riferendosi all'esame di abilitazione di avvocato che il ministro dell'istruzione preferì fare in Calabria. Sul tetto della facoltà di architettura a Roma oggi, dopo Bersani e Di Pietro, è salito Nichi Vendola. Bersani ci è stato costretto dalla concorrenza del leader di Sinistra Ecologia e Libertà, ironizza il capogruppo del PDL alla Camera Cicchitto. Ma sulla riforma dell'università si consuma un altro scontro in vista della battaglia finale, quella della mozione di sfiducia del 14 dicembre. La maggioranza non è in balia di nessuno, c'è una dialettica che evidentemente si verifica in Parlamento, nella normalità del confronto parlamentare. La verifica vera sull'esistenza o meno della maggioranza ci sarà il 14 e da questo punto di vista la nostra linea è molto precisa. O il 14 c'è una maggioranza reale e non occasionale, provocatoria o raccogliticcia, oppure noi diremo al Presidente della Repubblica che a quel punto è venuto il momento di riandare dal corpo elettorale e sentire come la pensa. È la dimostrazione che i numeri per votare la sfiducia il 14 dicembre alla Camera ci sono, è soltanto questione di volontà politica di Futuro e Libertà. I Finiani invitano il Premier a dimettersi prima del 14 dicembre e il leader dell'UDC Casini, che ieri il Premier aveva invitato a dare l'appoggio esterno al governo, ripete: non ho cambiato idea, Berlusconi si deve dimettere. I tabulati telefonici continuano a rivelare nuovi particolari sugli spostamenti della famiglia Misseri nei giorni del delitto di Sara. Il 26 agosto, quando scomparve la quindicenne di Avetrana, Michele si trovava al pozzo.
Il giorno dopo era la moglie Cosima che tra le 10 e le 11 di mattina chiamava per tre volte la figlia Valentina dalle campagne vicino al pozzo. Oggi salta fuori che anche Sabrina è tornata in quei luoghi due giorni dopo l'omicidio di Sara. Il 28 agosto la 22enne chiamò il padre al cellulare alle 21.53. Parlarono solo una manciata di secondi, ma la linea del telefono si agganciò a quella cella telefonica che copre l'area dove sorge il pozzo. Semplici coincidenze oppure le donne della famiglia sono andate a controllare che il cadavere di Sara fosse stato nascosto bene? In attesa dei risultati del RIS, che sta passando al vaglio le 49 cinture sequestrate in casa Misseri e che potrebbe chiarire una volta per tutte i quesiti senza risposta, da Roma giungono indiscrezioni che fanno traballare nuovamente alcune affermazioni di Michele Misseri. Gli specialisti dei carabinieri si starebbero concentrando su una cintura in particolare, repertoriata con il numero 7, che presenterebbe tracce biologiche sospette e sembrerebbe essere l'arma del delitto. Una cinta di pelle nera con fibbia metallica dorata e lunga 109 cm. Mancano conferme ufficiali, ma questa cintura sarebbe compatibile con le tracce lasciate sul collo di Sara. Misseri però sostiene che l'arma del delitto sia una cinta di colore verdino e questa è anche la versione che ha confermato durante l'incidente probatorio. Se dalla macchia sulla cintura si riuscirà a estrarre del DNA, la risposta ai dubbi arriverà dal laboratorio. Soprattutto in certe ore, come documentano le immagini delle telecamere nascoste, nella zona si formava una lunga coda di auto. Erano i tossicodipendenti che, dopo aver superato una serie di controlli, venivano ammessi all'acquisto. Una sorta di supermarket della droga all'aperto, una zona di campagna, la periferia di Andria, completamente militarizzata. Sentinelle armate, incappucciate e dotate di ricetrasmittenti controllavano chiunque passasse da lì. È impensabile che in un paese democratico possa essere militarizzato un territorio, ci sia una fila di spacciatori ogni giorno che acquista gli stupefacenti e nessuno abbia mai segnalato nulla alle autorità di polizia. Il clan riusciva a spacciare circa 800 dosi di cocaina ed eroina al giorno per un guadagno quotidiano di 16.000 euro che in un anno arrivavano ad oltre 6 milioni. Due anni fa due tossicodipendenti vennero trovati morti nelle campagne del Nord Barese. Da lì partirono le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e della Squadra Mobile di Bari. A gestire il traffico e lo spaccio di cocaina ed eroina che arrivavano dalla campagna era un'organizzazione criminale capeggiata dal pluripregiudicato 38enne Emanuele La Penna. Nella notte oltre 250 agenti della Questura di Bari sono entrati in azione, 30 persone sono state arrestate. Ancora un mese all'inverno, ma il gelo è arrivato. Dopo la pioggia e i nubifragi, prepariamoci ad un'Italia imbiancata, anche a bassa quota. Dal nord alle regioni del centro e del sud le temperature sono in picchiata. E siamo solo all'inizio. Sulla penisola sta per abbattersi una perturbazione atlantica violenta e molto estesa, a differenza di quelle che nei primi giorni di novembre hanno provocato le grandi alluvioni. Gli effetti delle correnti artiche già si cominciano a sentire sull'intera pianura padana. Ancora più rigide le temperature in montagna, dove è nevicato in abbondanza per la gioia degli sciatori. Ma la neve è in arrivo anche a bassa quota sul Piemonte e sulla Lombardia, mentre ha già fatto la sua comparsa in Campania, imbiancando la cima e i pendii del Vesuvio. In attesa della nuova perturbazione, in molte regioni oggi splende il sole. A Venezia, cielo sereno e acqua alta questa mattina di poco sopra il metro. Anche qui il primo vero freddo, col termometro sceso nella notte sotto lo zero. Da domani sono previste però nuove precipitazioni, piumini e capotti fuori dall'armadio, il clima natalizio è alle porte. Strumenti fondamentali per la sicurezza degli sciatori. L'evoluzione tecnica ha reso gli attacchi per sci più confortevoli, pratici e soprattutto ha permesso una notevole riduzione degli infortuni sulla neve. Gli attacchi si sganciano ora con maggiore facilità, si aprono lateralmente e verso l'alto, evitando dolorosi traumi agli arti inferiori. Quelli di ultima generazione, per sci da gara o da freeride, la discesa da pendii ripidi su neve fresca, montano dei dispositivi che consentono allo sci un comportamento attivo, utilissimo ad esempio nella piega in una curva ad alta velocità. Tutto ciò ha chiaramente un costo elevato, comunque per attacchi sicuri e di buona fattura oggi si spende una cifra ragionevole, inferiore rispetto a qualche anno fa. Ora tutte le case hanno praticamente stipulato dei contratti con gli attacchi, perciò lo sci viene venduto completo con l'attacco già. Ora praticamente ci sono già delle piastre preforate sulla base dello sci, perciò non si deve più andare a bucare lo sci, non si deve più andare a modificare perciò la sua struttura. I
immaginatela sulla passerella, capelli sconfigliati, aria provocante. Indosso l'abito trasparente che fece innamorare William. Siamo all'università di St. Andrews, la sera in cui nasceva la favola tra il principe e Kate. E adesso che il sogno è realtà, anche il vestito galeotto ha conquistato un ruolo nella storia della futura regina. È costato 30 sterline. Quando Kate salirà al trono, potrebbe valerne 100.000, pronosticano i tabloid inglesi. La studentessa che l'ha realizzato, Charlotte Todd, ora lavora in un acquario, ma spera che un giorno finisca in un museo, come è successo per i vestiti di Diana. All'origine doveva essere una gonna, è stata un'idea di Kate indossarlo come mini abito, fulminando così il giovane William. E adesso quello che tocca sembra destinato al successo. L'abitino del fidanzamento, di quel colore elettrico un po' grembiulino, a ruba in poche ore. Il suo taglio di capelli, il più richiesto dai parrucchieri. E l'anello di zaffiri che fu di Diana, e al suo dito che è diventato di culto, meglio dire Mida, ha conquistato il cuore del principe e un futuro da regina, e le ragazze inglesi vogliono diventare come lei. Dopo l'uscita in Francia, Spagna, Germania e Italia, debutta anche negli Stati Uniti il terzo capitolo della saga inventata da Stieg Larsson. Millennium 3 riscuote un'attenzione senza precedenti in America, in considerazione del fatto che alla base si tratta di narrativa europea. La saga Millennium mi ha spalancato molto più di un universo, spiega la protagonista cinematografica. Ho incontrato registi fantastici, ho lavorato con persone che diversamente non avrei mai potuto incontrare. È stato magnifico. Naomi Rapace è adesso sul set del sequel di Sherlock Holmes, mentre tutta Hollywood segue con interesse la saga Millennium, tanto che il regista David Fincher sta girando un remake della prima edizione cinematografica di Millennium. Alcune partite non saranno ricordate perché spettacolari, emozionanti, ricche di gol, ma rimarranno nella memoria dei protagonisti in quanto potrebbero trasformarsi nel crocevia di un'intera stagione. La rete nella ripresa con cui Cambiasso solca la differenza tra Inter e Twente va forse al di là del garantire ai nerazzurri la pur importante qualificazione con un turno di anticipo. Permette infatti a Rafael Benitez di rendere meno infuocata la sua panchina, ai calciatori di esorcizzare quei fantasmi ormai abituali compagni di viaggio, a rasserenare la gente. Certo, non tutto viene cancellato nella notte fredda di Milano. Il gioco non è quello fluido che il tecnico vorrebbe vedere espresso. A tratti la squadra è apparsa bloccata, ma conta come la difesa abbia retto i tentativi proposti dagli olandesi e che davvero gruppo sia stato un concetto realizzato e non solo un termine di cui a volte si abusa. Le finali mondiali in Ferrari, la manifestazione con la quale la Ferrari mette la parola fine alla stagione agonistica del cavallino rampante, si terranno domenica sulla pista spagnola di Valencia. Ai tempi di Michael Schumacher, la Ferrari festeggiava la fine stagione a Monza o al Mugello, comunque in Italia, davanti al suo pubblico. Da quando il numero uno in Ferrari è diventato Fernando Alonso, ma soprattutto da quando lo sponsor principale è diventato il Banco Santander, la Ferrari organizza l'ultima uscita stagionale in terra spagnola. E domenica a Valencia ci saranno proprio tutti, dal presidente Montezemolo a Piero Ferrari. Doveva essere l'apoteosi per una straordinaria rimonta e invece quella di domenica sarà la chiusura di un anno nero segnato da errori che non competono ad una squadra prestigiosa e professionale quale la Ferrari. Soprattutto l'errore commesso nell'ultima gara, nella quale la Ferrari ha regalato il titolo al giovanissimo Sebastian Vettel. Così, domenica a Valencia, Fernando Alonso eviterà di sorridere e presenterà il conto a Montezemolo. Una monoposto vincente dalla prima gara per il 2011 e nuovi addetti alle strategie, magari gli stessi tecnici della Renault che un anno fa lo stesso Alonso aveva caldeggiato, ma ai quali Ferrari aveva risposto con un secco no.